iniziamo con il quarto d'ora accademico, diceva solo in breve che probabilmente stasera c'è un po' meno gente perché ha brutto tempo, indubbiamente ha fatto la sua parte e fortunatamente Ombretta che viene a Firenze però è già qui in questi giorni diciamo, per la lezione che tiene presso l'Istituto Teologico di Assisi dove è docente di Antico Testamento, tra poco diventerà ordinario, stabile, professore di esegesi veterotestamentale. Io vi saluto, siamo molto contenti di rivederci con questa diremmo struttura che è cambiata rispetto alle nostre abituali condizioni pre-cena e del venerdì per agevolare nel tempo di Quaresima la partecipazione alle liturgie che normalmente si tengono nelle nostre chiese. È un'occasione, ecco, fare riferimento alla Quaresima, fermarci davanti alla parola di Dio, come Papa Francesco ci ha ricordato proprio all'inizio di questo tempo così speciale, quando ci ha esortati a tenere spento il cellulare, a non disperderci, ma concentrarci sull'essenziale perché Dio vuole parlare al suo popolo. Il deserto è il tempo in cui Dio può tornare a parlare a noi. Ecco perché siamo molto contenti e onorati di avere la professoressa Ombretta Bettigiani, che come vedete è religiosa, è delle suore missionarie di Gesù Bambino, nata a Milano, ma mi ha detto che non ha portato con sé il virus, anche io sono milanese, ma sono un po' di tempo che non andiamo a Milano nessuno di noi due, quindi per adesso stiamo bene. E dicevo, è docente di Antico Testamento, quindi una persona qualificata, e siamo proprio contenti di poterla ascoltare mentre commenterà il Salmo 84. Questo percorso quaresimale avrà tra due settimane padre Gianni Cappelletto, un altro esperto dell'Antico Testamento, poi si concluderà con una lezione che farò io a partire dai Salmi per vedere i temi dei Salmi della Passione, così come sono ricordati nei testi del Nuovo Testamento. E sarà il terzo e ultimo incontro di Quaresima. Allora, come abbiamo fatto sempre, anche se non c'è chi suona, preghiamo, invochiamo lo Spirito Santo perché ci permetta di comprendere questa parola e di custodirla, perché custodisca noi questa parola per la vita eterna. E quindi chiediamo il dono che viene da Dio, perché anziché concentrarci sulle nostre piccole cose, che pure sono importanti, siamo capaci anche di guardare alle grandi cose che ci vengono ora riproposte con uno sguardo di fede e con l'intelligenza che ci viene dallo Spirito di Dio. Vieni Santo Spirito, illumina i nostri cuori, donaci la tua luce perché la nostra mente possa entrare dentro il mistero del tuo amore. Te lo chiediamo, o Padre, per Cristo nostro Signore. Amen. Bentrovati a tutti, conosciuti e non conosciuti. Ecco, ci collochiamo questa sera, così all'inizio, quasi all'inizio del tempo liturgico della Quaresima. E allora la collocazione di questo incontro, proprio in questo momento, mi suggeriva, quando padre Giulio mi ha chiesto che tema vorresti fare, facciamo un salmo di pellegrinaggio. Salmi di pellegrinaggio, in realtà uno solo, ho pensato per questa sera. Perché? Perché la Quaresima, come l'Avvento da un certo punto di vista, ma direi con un carattere ancora più forte, più esplicito, è un tempo liturgico in cui il credente viene messo in cammino. Siamo tutti invitati a metterci in cammino, a fare un percorso che ci chiede di spostarci per andare incontro a chi già ci viene incontro. Chiaramente sappiamo bene, è un percorso che ha a che vedere con la conversione,
nel senso che ci sarà anche un certo spostarci da noi stessi ogni volta che noi stessi siamo un po' l'unico centro del nostro interesse. E la meta che ci sta davanti è chiaramente la celebrazione della Pasqua, cioè la celebrazione di un dono, del dono per eccellenza, dell'offerta d'amore che il Signore fa di se stesso per noi. E allora, come tutti i doni che celebreremo tra poco, soprattutto i doni molto grandi chiedono di fare spazio per riceverlo, chiedono che ci si disponga ad accogliere il dono. E allora chi lo riceve deve farsi accogliente, deve farsi pronto, deve farsi in qualche modo ricettivo. E allora bisognerà togliere qualcosa, fare spazio appunto, ma forse anche prendere con noi qualcosa, e poi bisognerà fare qualche passo, perché il dono viene, dicevamo, ma chi lo riceve gli va incontro. Allora, per queste ragioni mi sembra che i salmi di pellegrinaggio siano proprio i salmi giusti per dare l'avvio al nostro percorso quaresimale, perché il pellegrinaggio, e quindi i salmi di pellegrinaggio, impone di partire leggeri, non si va in pellegrinaggio portando tutto quello che si possiede. Il pellegrinaggio chiede di lasciare qualcosa, ma anche chiede di prendere qualcosa, chiede di fare una selezione, di prendere quello che davvero è importante, lasciare e prendere insieme. Ancora, chi si mette in pellegrinaggio dovrà fare dei passi, il pellegrinaggio impone dei passi, chiede di lasciare un luogo noto per andare verso qualche altra cosa. Il pellegrinaggio chiede di avere una meta precisa, non è un andare vagando, ma è andare con una destinazione chiara, con un obiettivo specifico. I salmi di pellegrinaggio ci conducono in un luogo ben noto, che è Gerusalemme, che per il cristiano e in un certo senso anche per gli ebrei è il luogo della Pasqua. Quindi lasciare, prendere, mettersi in cammino e avere una meta sono dinamiche essenziali nell'Antico Testamento, i tanti pellegrini, pensiamo ad Abramo, ma anche per il Nuovo Testamento. Gesù all'inizio del suo ministero chiederà esattamente lo stesso. Quando Gesù arriva sulla scena dei Vangeli chiede di convertirsi, di credere al Vangelo, e concretamente cosa fa? Chiama ad andare dietro a lui, a fare un certo tipo di cammino, seguire lui, che chiederà di lasciare delle cose, sapendo però che si vuole prendere qualche altra cosa, Gesù stesso, che vale di più di tutto quello che i discepoli lasciano. Allora l'uomo nella scrittura è sempre in cammino. L'uomo è un essere itinerante di natura e potremmo dire ancor più nella scrittura, in cammino verso Dio. Scriveva un esegeta francese, Paul Beauchamp, a proposito dei salmi, scriveva così: a che cosa è dovuto il fatto che un uomo sia perseguitato dall'invidia e viva sotto la minaccia della morte? Che ci sia intorno a lui tutto quel rumore, tutta quella rabbia che riempiono i salmi, che ci sia lode, supplica, fiducia. Ciò non succede che all'uomo in movimento, in cammino, in marcia. I salmi sono come un quadro al centro del quale si trova il salmista. Mettete al centro del quadro un salmista immobile e tutto diventerà sbiadito e immobile intorno a lui. Non ci saranno più pendii volosi che incutono timore, abissi che rumoreggiano, malvagi che calunniano. Neppure, quindi, il gesto pasquale,
per il quale Dio salva dando le ali. Fate invece muovere il salmista e tutto si mette in moto. I falsi testimoni fanno progetti di morte. La gola della tomba ruggisce per fare paura e paralizzare. Di fronte a ciò Dio manda il suo angelo e la sua provvidenza. I salmi lodano per le meraviglie della provvidenza e gemono dietro a queste meraviglie. Ma non c'è provvidenza per l'uomo seduto. La provvidenza conosce soltanto l'uomo che cammina. Ecco, la provvidenza conosce, dice Paul Beauchamp, l'uomo che cammina, uomini che camminano, salmi che ci parlano di persone in cammino. E nel Salterio esiste una collezione specifica di salmi, dal 120 al 134, a cui è dato un titolo particolare, sono chiamati i canti delle salite, Shir HaMahalot. In realtà non sappiamo bene perché sia stato dato questo titolo a questo gruppo di salmi, ma abbiamo qualche indicazione. Salmi delle salite, delle ascensioni, dei gradini, tante ipotesi. Ecco, la maggior parte degli studiosi ritiene che fossero salmi pensati per quando i pellegrini salivano a Gerusalemme. In tutta la Bibbia sempre si sale a Gerusalemme. E di fatto sempre, anche oggi, si deve salire. Innanzitutto è una questione geografica. A Gerusalemme si sale perché la città è in alto. E quindi ci si arriva sempre partendo dal basso, a questi 800 metri sul livello del mare. Ma non è solo questo. A Gerusalemme si sale perché sempre si arriva in salita attraverso un cammino di preparazione, con le sue asperità e le sue fatiche. Si sale perché Gerusalemme è sempre la città dell'Altissimo, a cui si deve giungere partendo dal basso, affrontando un cammino di preparazione, anche se forse non saremo mai pronti fino in fondo. Allora questi salmi, 120-134, preparano l'arrivo, lavorano il terreno dell'orante che è in viaggio, lo aiutano a recuperare la fiducia, ad abbandonarsi nelle mani di un Signore che va ad incontrare, ma che certamente ha già anche incontrato nella sua vita. Allora nel Salterio ci sono salmi che vengono votati in modo specifico al pellegrinaggio, raccolti in una specie di libretto composto appositamente per questo. Ma lungo il libro ci sono anche altri salmi che di fatto sono salmi di pellegrinaggio. Ravasi nel suo grande commentario in tre volumi ne nomina altri, nomina il Salmo 24, il Salmo 84, il Salmo 95, il Salmo 122. Altri autori parlano di salmi di pellegrinaggio in riferimento anche ai Salmi 42 e 43. Potremmo leggere il dato considerando che esistono, per così dire, tempi di pellegrinaggio ufficiali, stabiliti, definiti. E questo per Israele è particolarmente vero, tra le feste di pellegrinaggio annuali. Ma esistono anche tempi di pellegrinaggio che si collocano fuori dalla ufficialità. E nel Salterio ritroviamo la stessa situazione. Salmi collocati ufficialmente, potremmo dire, come salmi di pellegrinaggio. Ma anche salmi di pellegrinaggio collocati altrove. Forse a dirci che la vita in quanto tale è un pellegrinaggio, un tempo in cui avanzare incontro al Signore, un tempo in cui ogni giorno preparare un nuovo approdo verso di Lui. Ecco, questo salmo che leggeremo ora, questa sera, certamente si colloca in questa prospettiva. Il Salmo 84 si trova all'interno di un gruppo di salmi che sono chiamati salmi dei figli di Core, che hanno una collocazione piuttosto particolare nel Salterio. Sono all'inizio del secondo libro e alla fine del terzo. E se noi li disponiamo nel loro ordine,
otteniamo una struttura concentrica, dove abbiamo salmi di Core, salmi di Asaf, salmi di Davide al centro, e poi di nuovo salmi di Asaf, salmi di Core. Questo fa sì che dal punto di vista proprio della loro collocazione, il Salmo 84 apra quest'ultima sezione e corrisponda quindi dall'altra parte ai Salmi 42 e 43. È stato notato che questa collocazione probabilmente non è casuale, perché i Salmi 42 e 43 sono molto simili al Salmo 84, si corrispondono, hanno temi molto simili. Il grande tema, lo vedremo subito, è il desiderio di Dio, la ricerca con tutto se stessi, il cammino quindi. Sono salmi in cui si percepisce un grande desiderio di Dio, un grande amore, una grande sete. Il Salmo 42 è quello che inizia, come la cerva nera ai corsi d'acqua. C'è un anelare a qualcosa, meglio, a qualcuno. Salmo 84, come vedremo subito, fa risuonare dentro di noi lo stesso desiderio, la stessa passione, potremmo dire. Leggo il Salmo, una volta, così abbiamo un'idea di qual è, un Salmo che conosciamo molto bene. Non entro in questioni problematiche di traduzione, se non quando proprio ultra necessario, ma eviterei. Vi leggo una traduzione possibile. Quanto amabili sono le tue dimore, o Dio delle schiere. L'anima mia languisce e anche si strugge per gli atri del Signore. Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente per il Dio vivente. Anche il passero trova una casa e la rondine il suo nido dove porre i suoi piccoli. Presso i tuoi altari, o Signore delle schiere, mio Re e mio Dio. Beati coloro che abitano nella tua casa, sempre ti canteranno con lode. Beati coloro che in te trovano la loro forza, e le tue vie sono nel loro cuore. Quelli che passano per la valle dell'aridità, la trasformano in sorgente, anche la prima pioggia la manta di benedizioni, e si vanno di vigore in vigore finché compariranno davanti a Dio in Sion. Signore, Dio delle schiere, ascolta la mia preghiera. Porgi l'orecchio, Dio di Giacobbe. Tu, nostro scudo, vedi, o Dio, guarda il volto del tuo consacrato. Sì, un giorno nei tuoi atri vale più che mille. Ho scelto di stare alla soglia della casa del mio Dio, piuttosto che abitare nelle tende degli empi. Sì, sole e scudo è il Signore Dio. Favore e gloria Egli elargisce. Il Signore non rifiuta il bene a quelli che camminano nell'integrità. Signore delle schiere, beato l'uomo che confida in te. Ecco, dal punto di vista della struttura, il Salmo si snoda in tre momenti, in tre strofe piuttosto brevi. La prima e la terza sono ben contrassegnate, ben definite dalla presenza del nome del Signore, nella particolare forma di Signore delle schiere, Adonai Tsebaot. Ritroviamo questo nome di Dio al versetto 2 e al versetto 4 e poi di nuovo nella terza strofa al versetto 9 e al versetto 13. Abbiamo quindi una prima strofa, versetti 2 e 4, una seconda al centro, 5 e 8, e poi una terza strofa, 9 e 13. Quindi il nome di Dio che fa da delimitatore delle strofe. Ma evidentemente anche il lessico, i temi ci aiutano a riconoscere i vari movimenti dentro questo salmo. La prima e la terza si concentrano in particolare sul tempio, sulla presenza. Ricorrono i termini dimore, atri, casa, nido, tuoi altari,
E nella terza strofa, di nuovo, atri, casa e anche tende degli empi. La strofa centrale, invece, punta alla casa del Signore, ma viene messo in scena il cammino. Ci sono i luoghi da attraversare, ma ciò è strettamente connesso a luoghi che, come vedremo, sono anche interiori da percorrere. E ancora la strofa centrale è particolarmente segnata dal motivo della beatitudine. Due volte si dice beati coloro che. Il tema è la gioia. L'ultimo versetto del Salmo conclude riprendendo il motivo della beatitudine. Beato è alla fine di tutto il percorso colui che confida nel Signore. La prima strofa, dunque, dimore, atri, casa. Il testo si apre con una esclamazione di meraviglia, di stupore, pieno di amore per le dimore del Signore. Il testo inizia con questa particella interrogativa, ma, quanto, come potremmo tradurre, legata all'aggettivo amabile, delizioso, come se noi domandassimo in modo retorico, ma quanto sono deliziose le tue dimore, ma quanto sono degne d'amore? È una domanda ovviamente che funziona come un'esclamazione, rende l'idea di qualcosa che non può essere pienamente espresso, chiaramente definito, misurato. Quanto? Senza misura. Come? È indefinibile questo come. Qualcosa di simile accade in altri salmi che usano questa particella, ma per esempio il Salmo 66, dite a Dio quanto stupende sono le tue opere. Salmo 92, come sono grandi le tue opere, Signore. Un caso molto interessante è dato dal Salmo 8. La domanda è riferita al nome stesso di Dio, alla sua identità profonda, proprio all'inizio del Salmo. Signore nostro Dio, quanto... a dir quanto meraviglioso, splendido, ammirabile è il tuo nome su tutta la terra. Questo salmo che apre così e chiude nello stesso modo, tornando alla meraviglia nei confronti di Dio. Tuttavia, curioso, nel mezzo di questo salmo 8 si usa lo stesso ma, la stessa particella interrogativa riferita all'uomo. Che cos'è l'uomo? Questa domanda in fondo piena di meraviglia. Quanto ammirabile sei tu, Signore, quanto ammirabile è quello che tu hai fatto, ma anche quanto ammirabile è l'uomo, tua creatura, per quanto piccola all'interno del creato. Ecco, nel nostro caso questo ma e questa meraviglia, meraviglioso, caro, riferito alle dimore, al luogo dove sta Dio. L'aggettivo è appunto amabili, deliziose, un aggettivo che fa sentire tutto il trasporto, tutto l'affetto. Non è un linguaggio tecnico, arido, al contrario, è il linguaggio dell'amore, è il linguaggio dell'amicizia, della predilezione. Si usa questo termine yadid, amico, compagno, che tante volte viene tradotto come eletti. Siano salvi i tuoi eletti, gli edidim, o ancora, è cosa vana alzarsi di buon mattino, questo salmo ce lo ricordiamo tutti, 127, andare tardi a riposare, mangiando pane di sudore, il Signore ne darà a chi egli ama, di nuovo Yadid, nel sonno, dice il salmista. Allora, il Signore ama i suoi, il suo popolo, i suoi eletti, l'orante ama i luoghi in cui Dio abita, le sue dimore, appunto. Ancora questa parola, questo termine mishkan, dimora, che ricorda al lettore certamente l'Esodo,
il cammino nel deserto. Israele, sotto la guida di Mosè, deve costruire questa dimora, si usa la stessa parola, un luogo in cui sia possibile celebrare l'incontro. Tutto l'esodo finisce quando finalmente Israele ha preparato un luogo per celebrare l'incontro, in cui il Signore garantisce di essere presente, ma non immobile, perché anche Lui in cammino, anche Dio è in pellegrinaggio con il suo popolo. E allora alla fine, Esodo 40, il Signore prenderà possesso di questa dimora. Che Dio abbia un luogo in mezzo al suo popolo e a partire da qui lo possa guidare, lo possa condurre. Nel nostro Salmo, ovviamente, ormai si pensa a un luogo fisso, stabile, non sarà più come la tenda, è il Tempio di Gerusalemme. Quelle sono le dimore di Dio che il salmista ama, che il salmista desidera. Appunto, le ama e quindi le sogna, le brama. Dice il testo, l'anima mia languisce e si strugge. Un linguaggio molto denso. Il Salmo ci fa sentire una nostalgia carica di attesa. Potremmo dire che è un misto di dolore e di gioia che attraversano, dice, la carne e lo spirito, cioè tutto l'essere dell'orante. Da un lato c'è il desiderio, la sete, il venir meno, questo languire, questo struggersi, al punto che dice, addirittura usando un verbo molto forte, calà, sono alla fine, giungo all'estremo, mi consumo in questo desiderio. Dall'altro lato però c'è la gioia, c'è l'esultanza, la festa, data dal pregustare la possibilità di raggiungere la meta. Non è un luogo irraggiungibile, ma è un luogo a cui si potrà giungere. E il salmista gioisce appunto con tutto ciò che lo contraddistingue. Il cuore, dice, e la carne. La mente, potremmo dire, il corpo. La decisione e ciò che la attua, cioè le nostre membra. Il mio cuore e la mia carne. Mio. Il salmista lo dice con chiarezza, c'è sempre questo suffisso pronominale, mio, mio. Mio e di nessun altro. È un'esperienza che ognuno può fare, ma non per interposta persona. È un pellegrinaggio che ognuno può intraprendere, ma solo personalmente. È una gioia che ognuno può gustare nel suo intimo, ma che nessuno gli potrà prestare. Leggendo questo testo mi veniva in mente il Vangelo di Matteo 25, famosa parabola delle 10 vergini, quando le 5 sagge non possono dare il loro olio alle altre, un testo che ci lascia sempre un po' sconcertati, eppure, dice Gesù, è così, ci sono cose che non si possono prestare, così è qui, l'esperienza di gioia potrà viverla chi si mette in cammino. E il verbo scelto per questa gioia, per questa esultanza, è il verbo ranan, un verbo molto utilizzato nei salmi, ma molto caro anche ai profeti. È un verbo che esprime l'esultanza gioiosa nella sua forma più manifesta. Spesso viene accostata al gridare. Qualche esempio di testi che vi risuonano nella mente, Isaia 49, giubilate, o cieli. Rallegrati o terra, gridate di gioia o monti, perché il Signore consola il suo popolo. Isaia 54, esulta o sterile che non hai partorito, prorompi in grida di giubilo e di gioia. Geremia 31, innalzate canti di gioia per Giacobbe, esultate per la prima delle nazioni. Sofonia, rallegrati figlia di Sion, e così via.
Questa è la gioia di cui parla il salmista. Dunque, gioia o dolore? Gioia e dolore, potremmo dire. Una gioia che si pregusta nell'attesa, già solo pensando al santuario e soprattutto pensando a colui che lo abita. Perché dice bene il salmista, il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente, per il Dio vivente, non per le mura del Tempio, potremmo dire. Il salmista esulta e gioisce per Dio e per un Dio vivo, rivolgendosi verso di Lui, pensando a Lui, avendo in mente Lui. Certo, Lui che incontrerà in un luogo speciale. E allora il versetto 4 si sofferma su questa immagine piena di tenerezza, gli uccelli che trovano casa presso la casa di Dio, che possono costruire il nido. La casa di Dio è il luogo dove le creature piccole, indifese, trovano un luogo bello, un luogo protetto, un luogo in cui sentirsi a casa. La sua casa diventa la loro casa. E questo permette che la loro vita continui, si diffonda. Infatti vediamo in questo versetto molto bello, da un lato ci sono gli uccelli adulti nell'immagine, affaccendati nella costruzione della casa, del nido, ma ci sono anche i piccoli posti nel nido. Tutto questo presso i suoi altari. Dalle dimore in generale si passa all'altare, il luogo preciso del sacrificio, dell'offerta, della celebrazione. Gli uccelli possono collocare la loro casa così vicino, in una grande prossimità, in una grande intimità. Potrà farlo anche il salmista? Beh, potrebbe certamente rispondere il Nuovo Testamento, in cui Gesù molte volte usa l'immagine degli uccelli per parlare della cura di Dio per i suoi figli. Quindi in mente Luca 12, 24. Guardate i corvi, non seminano, non mietono, non hanno dispensa nei granai, eppure Dio li nutre. Quanto più degli uccelli valete voi. Ecco, il salmista non può ancora far leva sulla parola di Gesù, ma intuisce che deve essere certamente così. E come per rassicurarsi di questa possibilità di prossimità, egli stesso si stringe più vicino al Signore e chiude questa prima strofa con un duplice appellativo: mio Re e mio Dio. Come a dire, le dimore, Signore, sono tue, così anche gli altari, ma tu, Signore, sei mio. Tu sei il mio Dio e quindi la tua casa so che è anche la mia casa, come per gli uccelli del cielo. E allora, seconda strofa, la prima ha lanciato il tema, il desiderio dell'orante, l'anelito, la passione per il santuario e per colui che lo abita. Il desiderio, l'amore, la gioia fanno muovere però i passi. Dunque potremmo dire non tanto un va dove ti porta il cuore come imperativo, quanto piuttosto un indicativo. Accade esattamente così, che egli va dove lo conduce il cuore. O forse, meglio ancora, che i passi lo conducono là dove il suo cuore è già. I passi ci conducono dov'è il nostro cuore. Potremmo domandarci, in questa quaresima, dov'è il nostro cuore? Quindi dove ci conducono i nostri passi, le nostre azioni? Qual è il luogo caro, amato, in cui vorremmo essere sempre? E allora in questa strofa ci saranno i passi, i movimenti, il pellegrinaggio, ma non prima di aver rimesso ancora una volta in chiaro la meta. Due beatitudini aprono questa strofa. Si dicono beati, felici, gioiosi coloro che abitano nella tua casa, coloro che abitano lì, che stanno lì. E noi ci domandiamo, ma chi sono costoro? Chi è che abita la casa di Dio?
spontaneamente ci viene da pensare che siano i sacerdoti, i leviti, quelli che sono chiamati a svolgere nel Tempio il loro servizio. Probabilmente non sono gli unici. Sempre stando al Nuovo Testamento ci viene da pensare ad alcune persone particolarmente credenti che hanno dedicato la vita a Dio e la trascorrono nel Tempio. Subito ci vengono in mente Simeone e Anna, Luca 2, servendolo nella preghiera. E in questo trovano la loro gioia, che sarà esplicitamente per loro l'incontro con il Messia. Beato l'uomo, dice un altro salmo, che tu eleggi, salmo 65, e chiami vicino a te, perché abiti nei tuoi atri. Vorremmo saziarci dei beni della tua casa, della santità del tuo tempio. Stare nel tempio, stare con Dio, sazia, appaga. E noi cos'è che ci appaga? E l'orante precisa che costoro lodano incessantemente, sazi, gioiosi, capaci di lodare. Questa è l'esperienza di chi abita il Tempio. Sì, va bene, ma tutti gli altri? Chi nel Tempio non ci può stare perché magari vive lontano? Alcuni dicono che questo salmo potrebbe essere stato scritto in esilio, quindi pensando da lontano, rievocando i luoghi carissimi alla memoria. Oppure perché altre preoccupazioni o occupazioni glielo impediscono. Chi è lontano dal Tempio deve rinunciare alla gioia? Impossibile, Il saltello tutto si apre con la parola beato. Beato l'uomo che... Il Salterio indica un grande progetto di beatitudine. Gesù certo porterà a compimento nel discorso della montagna, ma che è già tracciato nelle sue linee essenziali. La beatitudine è per tutti, perché il Padre non può volere figli infelici. Questo non appartiene a Dio. Dio non può certamente volere figli infelici. Dunque, quelli che non sono nel Tempio, versetto 6, beati coloro che in te trovano la loro forza e le tue vie sono nel loro cuore. Testo stupendo. Sono beati non perché sono fisicamente lì, ma perché si sono collocati comunque alla presenza di Dio, perché trovano in Lui la loro forza, la loro energia, la loro vitalità. È da Lui che ricevono la vita, la loro forza, il loro aiuto è in te. Pensiamo a un testo come quello di Isaia 40, 30-31. Anche i giovani faticano e si stancano, gli adulti inciampano e cadono, ma quanti sperano nel Signore riacquistano forza, mettono ali come aquile, corrono senza affannarsi, camminano senza stancarsi. Per questo che noi siamo ancora qui stasera, se no stavamo a letto. Ecco, la forza che si attinge da Dio. E ancora dice il Salmo, le tue vie sono nel loro cuore. Custodiscono le strade, le indicazioni, le norme che Dio consegna loro. Quindi il cuore prima, abbiamo detto, era pieno di esultanza nel Signore, adesso è il luogo in cui sono collocati, scritti i suoi sentieri. Il Salmo non usa la parola scrivere, lo faranno i profeti, lo farà Geremia, nel contesto della nuova alleanza. La nuova alleanza ha molto a che vedere con i sentieri del cuore. Questa sarà l'alleanza, porrò la mia legge dentro di loro, la scriverò nel loro cuore. Ecco, il salmista ha una mappa interiore, ci sono strade tracciate dentro di lui, ma queste strade non sono sue, non ha deciso lui quali sono le vie buone. Sa che le strade, le norme, le direttive da custodire vengono da Dio.
E in questo si può certamente vedere un'immagine della Torah, il grande insegnamento che indica a Israele e quindi a noi la strada buona. Chi vive così, con questa mappa dentro, incisa dentro di sé e attinge forza dal Signore, può mettersi in viaggio. Può mettersi in viaggio senza temere il male, sapendo che non si perderà. E allora il versetto 7 descrive questo viaggio meraviglioso. Essi attraversano una valle dal nome incerto, non sappiamo bene questo nome cosa voglia dire, ogni soluzione dal punto di vista testuale ha buone ragioni. La valle della Baca, dicono alcuni, quindi lasciando il nome esattamente com'è e intendendolo come un luogo. La valle della Becca, modificando il testo, la valle del pianto. Oppure la valle dell'aridità, sarebbe un nome particolare di una pianta che cresce soltanto in luoghi molto secchi. Una valle dove crescono questi arbusti senza acqua. Al di là delle diverse possibili traduzioni, aridità forse, così, tra tutte mi sembrava più convincente. Passando questa valle arida, è chiaro che al semplice passaggio avviene un grande cambiamento, una trasformazione. Tant'è che la valle arida, secca, diventa un luogo di sorgenti. Ancora il testo ci riconduce a Isaia, al secondo Isaia. Pensiamo a Isaia 41. I miseri, i poveri cercano acqua, ma non c'è. La loro lingua è riarsa per la sete. Io, il Signore, risponderò. Io, Dio di Israele, non li abbandonerò, farò scaturire fiumi su brulle colline, fontane in mezzo alle valli. Cambierò il deserto in un lago d'acqua, la terra arida in zone di sorgenti. Ecco, il mondo cambia, sgorgano le sorgenti, viene la pioggia, tutta la valle, dice, si ammanta, si riveste di benedizioni. Benedizioni, forse i fiori che spuntano improvvisi nel deserto, appena la pioggia feconda la terra. Il tema è chiaramente quello della trasformazione legata a un passaggio. La presenza dei viandanti, il loro andare verso una meta così bella, costituisce beatitudine per loro e rende splendido il mondo che attraversano. Mi pare un'immagine molto adatta ai credenti. Chi sono i credenti? Essi godono, gioiscono della loro personale esperienza di pellegrinaggio, di fede, e insieme il loro passaggio rende più bella la terra in cui passano. Chissà se noi siamo simili a questi pellegrini nel nostro vivere quotidiano, nel nostro avvicinarci alla Pasqua. Persone felici della loro fede e benedizione per il mondo in cui vivono, che rendono un luogo di sorgenti questo mondo. Sarebbe molto bello. E alla fine, il versetto 8, la strofa si chiude mettendoci davanti il profilo di Sion. Essi vanno di vigore in vigore finché compariranno davanti a Dio in Sion. Ecco, i pellegrini procedono nel cammino e sperimentano non la stanchezza, ma una forza che si moltiplica, che cresce nella misura dell'avvicinamento. È un'esperienza prodigiosa, ma anche molto umana, quando ci avviciniamo alle cose, alle persone che amiamo e che abbiamo desiderato magari di vedere per lungo tempo, ci viene spontaneo correre, l'ultimo pezzo si fa di corsa. Anche se siamo stanchi, ritroviamo il vigore, la forza, l'energia per l'ultimo tratto e la stanchezza sembra improvvisamente sparire, perché è il cuore che detta le sue leggi anche alla carne. Ecco, la nostra vita, un pellegrinaggio di questo tipo, un procedere verso Sion, verso il cielo, acquistando vigore lungo la strada,
sentendoci sempre più vicini alla meta, finché compariranno davanti a Dio in Sion. Appunto, la meta è Sion, ma l'incontro atteso è con colui che la abita, davanti al Signore, dice, alla sua presenza, davanti al suo volto. Questo è esattamente ciò a cui il salmista anelava. E adesso che è arrivato, terza strofa. Viene il tempo della preghiera, la possibilità di chiedere. Si comincia chiamando Dio per nome, ancora una volta, amplificando la formula Signore, Dio delle schiere. E poi la prima cosa che dice il salmista, aprendo bocca, è: ascolta, ascolta la mia preghiera. Il salmista chiede di essere ascoltato. Molto significativa, no, questa richiesta. Noi sappiamo che la spiritualità biblica è una spiritualità dell'ascolto, perché il credente è invitato ad ascoltare il Signore che gli parla. Pensiamo al ruolo chiave che ha lo Shema nella vita delle vere credenti. Ma si potrebbe dire anche che la spiritualità biblica è una spiritualità dell'ascolto anche a motivo del movimento inverso, perché Dio ha scelto di essere tenuto ad ascoltare l'uomo. È Dio stesso che sceglie di porsi in una condizione tale per cui ascolta i suoi fedeli. Appunto, il Tempio come luogo particolarmente deputato a questo ascolto, la tenda del convegno nel deserto, pensiamo al ruolo dei mediatori, soprattutto i profeti a partire da Mosè, nel consegnare a Dio la parola del popolo. Pensiamo a Gesù, che si mostra certo come colui che annuncia il regno e quindi chiede ascolto, ma contemporaneamente come colui che ascolta il grido di coloro che lo cercano e viene incontro alle loro vere, reali necessità. Ecco, il salmista sa che Dio ascolta, che vuole ascoltare. Sa che ha già cercato, voluto, costruito mediatori per poter essere ascoltato, ma anche per ascoltare. E quindi cosa chiede? Versetto 10 ci dice che cosa il salmista sta dicendo, che cosa è venuto a chiedere, potremmo dire. Questo versetto si potrebbe tradurre in due modi diversi. Vedi Dio nostro scudo, eccetera, Dio è lo scudo del salmista, la sua protezione, oppure vedi Dio il nostro scudo, cioè colui che ci governa, forse il re. Personalmente scelgo la prima. Dio è lo scudo normalmente nell'Antico Testamento. È un uso reiterato, pregnante, improbabile, un riferimento ad un'altra figura, seppure il re. O Dio, nostro scudo, vedi, guarda il volto del tuo consacrato. Dio è scudo, è difesa, è protezione. Ricordiamo Genesi 15, Abramo. Non temere, Abramo, io sono il tuo scudo. Ma anche un altro testo che invece conosciamo meno, Deuteronomio 33, 19. Quando Mosè benedice tutto Israele, alla fine di tutte le benedizioni dice: te beato Israele, chi è come te, popolo salvato dal Signore? Egli è lo scudo della tua difesa e la spada del tuo trionfo. Signore, è per te scudo e spada. Ecco, nei Salmi questa immagine dello scudo ricorre con grandissima frequenza. Mia roccia, mia fortezza, mio liberatore, mio scudo, mia potente salvezza. Chiaramente l'immagine dello scudo evoca la guerra. La condizione del salmista non è quella di chi non ha nessun problema, nessuna difficoltà, ma al contrario, di colui che affronta una grande battaglia. Innanzitutto la battaglia della vita, ma sa che il male non avrà il sopravvento. Sa che ci sarà scontro, ma che Dio è lo scudo.
Dio allora, che è lo scudo per eccellenza, deve volgere il suo sguardo di protezione a chi? Al tuo consacrato. Si usa qui una delle occorrenze della parola Messia, Mashiach, appunto. Il salmista prega per questo Messia, forse il re, forse una figura messianica che deve venire. Alcuni pensano il sommo sacerdote in questo contesto che è il Tempio. Chi viene chiamato Messia? Non sappiamo con certezza, ma è chiaro che si tratta di qualcuno su cui il Signore deve vegliare, e vegliare per il bene di tutti. Per questo il salmista prega. Ma dopo questa nota, il salmista torna immediatamente sulla sua condizione di uomo fortunato, per il fatto stesso di essere lì, nel Tempio, in questo luogo speciale, che ha un valore diverso da tutti gli altri luoghi. E allora dice: sì, un giorno nei tuoi atri vale più che mille. Il confronto è sbilanciato, sbilanciatissimo. Uno a mille. E chi vince? Uno. Uno vince. Perché non è la quantità, la lunghezza di una vita a essere importante, ma la qualità, dice il salmista. Vivere giorni di qualità, uno solo, ma di qualità, è quello a cui tutti siamo chiamati. Gesù dirà: essere perfetti come il Padre, perfetti nell'amore, certo. Vivere un solo giorno qui? Sì. Per questo, dice il salmista, io ho scelto, ho fatto la mia scelta, dice. Se il valore di questo luogo è davvero tale, allora vale la pena affrontare il viaggio e giungere fin qui, anche se fosse per un giorno soltanto. Ma questo non è una improvvisazione, è frutto di una decisione, di una scelta ben ponderata. Il testo dice proprio: ho scelto, ho scelto. E io, noi cosa scegliamo? E quindi quali passi muoviamo? Dove andiamo ad abitare alla fine della nostra vita? Richiede questo sì, questo chi, che dice tutto l'entusiasmo del salmista. Sì, io ho scelto da che parte stare. A noi, a ognuno di noi, è sempre data la possibilità di scegliere, valutando che cosa è buono per la nostra vita. Mi viene in mente, leggendo questo salmo, se qualcuno di voi conosce un pochino l'esperienza di Sant'Ignazio di Loyola, lui fa la cosiddetta meditazione delle due bandiere, dove dice che siamo sempre in una battaglia, e dobbiamo decidere sotto quale bandiera combattere. La bandiera di Cristo oppure quella del nemico. Ecco, il salmista ha scelto qual è il campo in cui vuole condurre la sua esistenza, e l'inizio di questo tempo di Quaresima forse è particolarmente propizio anche per noi per farlo di nuovo: scegliere da che parte stare, scegliere in quale casa abitare. Scegliere, dice il salmista, anche solo la soglia, la porta d'ingresso, non potrà che condurre al bene. Meglio, tra virgolette, stare un po' scomodi sulla soglia della casa di Dio, piuttosto che comodi, ma nelle tende degli empi. Il salmista, per dire questo, si inventa un verbo che non esiste da nessun'altra parte nella Bibbia ebraica, appunto stare sulla soglia, cioè soglieggiare, potremmo dire noi, che è usato soltanto qui. Io ho scelto di soglieggiare, dice letteralmente. E allora, ultimi due versetti riannodano quanto detto fin qui, ridefinendo il rapporto uomo-Dio.
Versetto 12, ancora uno sguardo su Dio, un nuovo sì, un nuovo chi. Ebbene sì, dice il salmista, il Signore è sole e scudo. Sullo scudo abbiamo già detto, ma adesso il salmista introduce un'altra immagine, il sole. Dio protegge con uno scudo, fa ombra, ma insieme illumina, riscalda, si comunica, dona la vita, fa crescere come il sole. Dio è questo sole rivolto ai suoi fedeli, non chiuso in se stesso. E che cosa dona? Dio è il grande donatore, Francesco diceva, il grande elemosiniere. Dona, dice il testo, grazia, gloria e bene. Dona grazia, favore. Noè, trovo grazia. Dona gloria, la gloria di Dio. Eppure lui la dona, la comunica. E dona il bene, tutto il bene, il sommo bene, dice Francesco. Non lo rifiuta, dice il Salmo, a chi è integro, retto, a chi è disposto a servirlo con totalità. Il Salmo parla di questa integrità, di questa, il termine è integro, tamim, lo stesso che compare in Genesi 17, no? Nel racconto della terza vocazione di Abramo. Quando Abramo ebbe 99 anni, il Signore gli apparve e gli disse: io sono Dio onnipotente, cammina davanti a me e sii integro. È la richiesta di una vita sempre più profondamente, radicalmente consegnata. Una vita chiamata a rimanere nella fiducia nuda. Abramo ha 99 anni e il figlio della promessa ancora non si vede, ma si vedrà. Dio non rifiuta il bene a chi cammina come Abramo, accettando l'incertezza del non vedere, ma continuando a credere che vedrà. Per questo il versetto 12 chiude con l'ultima beatitudine, la terza di questo salmo. Beato l'uomo che in te confida. Beato chi non viene meno nel suo cammino alla fiducia. Beato chi crede che tu sei fedele, perché davvero lo sei. Beato perché potrà sperimentare la tua fedeltà chi non smette di credere. Allora così, iniziamo con questa parola, con il dono di questa parola, anche noi, il nostro pellegrinaggio verso la Pasqua, nutriti, resi più forti. Come abbiamo visto, il Salmo mette bene insieme i temi dell'assenza, della lontananza e della vicinanza. E forse potrebbe esserci utile domandarci dove siamo noi in questo tempo della nostra vita, in questo inizio di tempo liturgico, lontani o vicini? È una buona domanda, credo, ma il Salmo ci dice in fondo che ovunque siamo, l'unica cosa davvero importante è che siamo in cammino, che siamo in viaggio, che percorriamo strada, che ci lasciamo condurre dal desiderio, che abbiamo, dice, le vie di Dio nel nostro cuore. Allora anche noi potremo percorrere le vie del mondo, come ha fatto Gesù, beneficando e risanando, dice il libro degli Atti, cioè facendo bene a coloro che incontreremo lungo il nostro cammino. Buon cammino. Ti ringraziamo, Signore, perché anche questa sera abbiamo gustato quanto sia profonda la Tua parola e come incontri la nostra vita. E ti chiediamo, Sorbretta ci ha già permesso di formulare nella nostra mente e nel nostro cuore, ecco, di proseguire in questo cammino che abbiamo iniziato e di passare anche noi, come succede ogni giorno probabilmente, nella valle della aridità, in questa
Emek Abba, perché sia trasformato nella tua misericordia dall'aridità alle benedizioni che sono necessarie perché noi possiamo vivere e vivere come ci proponi tu, nel bene, nel bello, nella tua gloria e nella tua grazia. Te lo chiediamo davvero, Signore, perché tu sei buono, il nostro scudo e il nostro shemesh, il nostro sole. Amen. Non ho detto all'inizio della presentazione di Don Lombretta, perché volevo che la conosceste coloro che non l'hanno mai ascoltata, per la profondità della sua esegesi e anche per la bella modalità comunicativa, chiara, e che ha toccato sicuramente il nostro cuore. Ecco, lei è discepola di Pietro Bovati, un gesuita che in questi giorni sta tenendo gli esercizi alla Curia Romana. E anche Bovati sta parlando della scrittura ebraica, partendo dal libro dell'Esodo per arrivare al Vangelo di Matteo. E ecco, bisogna dire che davvero Lombretta è degna discepola di un così bravo maestro. Ha studiato al Pontificio Istituto Biblico, è una delle poche donne e uno dei pochi laureati in Sacra Scrittura. È proprio sta inventando le donne, ma lei è sicuramente una delle poche degne di aver ricevuto questo titolo proprio in Sacra Scrittura presso il Biblico. Ti ringraziamo davvero per la tua sensibilità e per quello che ci hai detto. Per me è stata un'esperienza molto bella, ho riletto con tanto piacere questo Salmo in una chiave nuova e sono sicuro che è stata di aiuto per tutti. Grazie, buon lavoro e buona Quaresima.